E allarme rapine a Sassari. Ieri sera è stata la volta di un mini market in via Sulcis. All'interno la titolare e la figlia, poco prima della chiusura, sono state derubate dell'incasso da un giovane con volto coperto. Ma questa volta, al posto del coltello, come era accaduto nelle rapine di via Mendola e via l'Italia, il rapinatore impugnava una pistola. Non ha proferito parola, si è avvicinato alla cassa e ha portato via 100 euro. Tutto si è svolto nella massima velocità. Tanta paura, perché lo spavento è stato grande, quindi eravamo solo in due, penso che avesse notato che eravamo solo in due, quindi è stato velocissimo, è entrato, ci ha minacciato mia figlia e poi velocemente ha preso quello che doveva prendere ed è andato via, senza una parola, senza niente, è andato. Come l'ha vissuto? Al momento abbiamo reagito a sangue freddo, in quel momento, cioè, c'è stata la reazione, abbiamo telefonato immediatamente, sono arrivati subito la questura, è arrivata la veta, niente, non posso dire che non ci siano stati vicini immediatamente. Lo spavento l'abbiamo avuto, cioè forse dopo, quando abbiamo ragionato, allora sì, tanto spavento. Però oggi siamo qui, contro il suo volere, non ce ne importa niente, per quanto ci abbia fatto quello che ha fatto, però bisogna andare avanti e non dargli la vinta a queste persone. Perché se mostriamo paura, non abbassiamo la strada e ce l'andiamo. E noi non vogliamo questo. Stanotte hai dormito? No. Proprio per niente. Magari stanotte, chi lo sa, mi rilasserò un pochettino. Grazie. Ha paura per il futuro? Non voglio avere paura per il futuro. Altrimenti non potrei venire tutti i giorni qua. Quindi vengo a testa alta perché io non ho fatto niente. Ha fatto lui, mi auguro che... Nella disperazione di queste persone che fanno queste azioni, realmente ci sia una necessità per loro, perché a noi ha rubato da un povero a un povero. Tutto qua. Quindi.